Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Noi nel frattempo andiamo avanti con le vaccinazioni, abbiamo passato 1,5 milioni, giusto, di vaccini, quindi un terzo dei veneti, lo diciamo con orgoglio, primi in Italia, ha già avuto almeno un'inoculazione. E ci piace ricordare che stiamo galoppando con la macchina vaccinale. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 22.000 vaccini più o meno, 22.308, ma vi dico anche che i target per i prossimi giorni sono elevati perché stanno arrivando le consegne. E vi dico anche che, lo dico ai cittadini, so che ieri magari qualcuno ha avuto qualche disagio, però l'apertura degli slot di ieri è un'apertura che ha prodotto bene, parlo degli over 60, cioè di chi ha più di 60 anni, di continuare con un po' di pazienza con questa, con le prenotazioni che si possono fare direttamente da casa online, andando in una farmacia o facendosi aiutare da qualcuno. So anche i carabinieri o i servizi sociali del comune, so che i carabinieri hanno messo in piedi anche un sistema d'aiuto, ma anche molti comuni, per la prenotazione. E i direttori aprono ancora agende vaccinali. Ecco, una cortesia, eviterei di chiamare il numero verde, cioè chi è in grado di prenotare lo faccia direttamente o si faccia aiutare direttamente da qualcuno, visto e considerato che evitiamo di intasare il numero verde con la semplice richiesta di dire io vorrei prenotarmi per la vaccinazione. Ripeto, la farmacia lo può fare, lo possono fare qualsiasi persona che ha un telefonino in tasca che è in grado di utilizzarlo, e quindi diamoci un po' tutti anche da fare nell'aiutare qualcuno che magari è in difficoltà. Penso che questo lo si faccia di default in questa comunità. E la nostra idea è di avere sicuramente un sovraccarico di prenotazioni fino al 19 di maggio, perché oltre a quella data abbiamo difficoltà a programmare, perché non abbiamo certezza dell'arrivo del vaccino, cioè non abbiamo una certezza matematica, per evitare di far prenotare delle persone e poi dover disdire. Però insomma, con un attimo di pazienza anche in questi giorni si provi, perché comunque apriamo di volta in volta agende vaccinali, cioè spazi nelle agende, in maniera tale che da qui al 19 maggio si possa andare via bene. Insomma, vi posso dire che giovedì abbiamo un target di 42.000 vaccinazioni. Colto forse da un lieve malore, un pescatore è finito nelle acque del canale e poco dopo viene salvato dai passanti per essere ricoverato in ospedale. In leggero stato confusionale, fortunatamente non è in pericolo. È accaduto ieri a metà mattinata in centro a Chiarano, lungo il canale Piavon, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. L'allarme è scattato lungo via Chisurata, tra la rotatoria del centro del paese e il cimitero. Una decina di minuti prima delle 10, il pescatore, un 71enne originario di San Stino di Rivenza e residente a Ceggia, stava pescando lungo il corso d'acqua. Per cause che sono in fase di accertamento, non si esclude l'ipotesi di un malore o di un movimento maldestro, l'uomo è improvvisamente finito in acqua. In quel momento era da solo. Sono seguiti momenti piuttosto concitati perché l'acqua era molto fredda a causa di una giornata con temperature molto più basse rispetto a domenica. Il malcapitato da subito ha cercato di guadagnare la riva senza riuscirci. Dalla pista ciclabile alcuni passanti, vedendo la scena, si sono precipitati sul posto per cercare di salvarlo e portarlo a riva il prima possibile. Perché il 71enne che vive a Ceggia sembrava incapace di reagire o comunque di tornare a riva da solo. Viste le difficoltà iniziali, i soccorritori hanno telefonato poi ai vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di moto di Rivenza, contemporaneamente anche il personale medico del 118 con un'ambulanza da Oderzo. All'arrivo dei vigili del fuoco, il pescatore, dopo alcuni tentativi, era già stato portato a riva. Una volta in salvo, è stato poi preso in carico dagli stessi vigili del fuoco, che con una barella lo hanno portato alla strada poco sopra per consegnare il 71enne al personale sanitario. Una volta scaricato in ambulanza, è stato poi ricoverato in pronto soccorso a Oderzo in leggero stato confusionale con un codice di media gravità. Non è fortunatamente in pericolo di vita. La notizia poi ha cominciato a girare in paese solo nel pomeriggio, visto che al momento dell'incidente erano pochi i presenti. Di fatto coloro che lo hanno salvato portandolo a riva e allertando i soccorsi. In mattinata non avevamo avuto segnalazioni dell'episodio, fatto sapere appunto nel pomeriggio il sindaco Stefano De Pieri.
Questo tratto di canale di recente era finito alla ribalta delle cronache per due distinti e gravi episodi di inquinamento. Accese per l'estate le telecamere per sorvegliare Bibione, sono già 25 gli occhi elettronici a supporto delle forze dell'ordine a Bibione per l'estate 2021, oltre gli altri 60 che da anni osservano prettamente i luoghi pubblici. Sta riscuotendo consensi da parte di imprenditori e commercianti del territorio sanmichelino il progetto di videosorveglianza partecipata che è nato dalla collaborazione pubblico-privata. Tra le istituzioni l'amministrazione comunale di San Michele e Bibione, l'amministrazione comunale di Venezia e la questura veneziana. In questi giorni sono arrivate altre richieste per installare le telecamere. È giusto ribadire che una volta che il privato ha acquistato la telecamera, cede poi l'immagine all'ente pubblico, dove c'è un addetto che le esamina nel caso di un ladro o vandalo che arrechi danni agli immobili, ha spiegato il sindaco di San Michele Pasqualino Codognotto. Siamo soddisfatti delle ulteriori 25 telecamere che saranno attivate prossimamente, comprese quelle di Bibione Spiaggia, già in funzione. Il nostro obiettivo è di continuare su questa strada per integrare il sistema con le telecamere dei cittadini che volessero aderire alla convenzione. Nonostante il difficile periodo di pandemia, c'è chi ha deciso di investire in un progetto che piace. La spiaggia ne avrà di più e non sarà violata la privacy delle persone perché solo il pubblico ufficiale è autorizzato a visionare le immagini. La convenzione era stata presentata ancora a gennaio alla presenza dei rappresentanti di tutte le categorie economiche di Bibione, rimasti favorevolmente colpiti anche dalla tecnologia applicata. Bibione, che tradizionalmente arriva a circa 6 milioni di presenze in un anno, è tra le prime in Veneto a sposare un progetto innovativo nella logica di un'efficace collaborazione istituzionale in un nome di una maggiore tutela proprio del territorio e di rafforzamento della sicurezza. Nasce dall'esigenza di tutelare sempre più le persone e i loro beni, specie quando in città nel periodo estivo si muovono oltre 150.000 persone al giorno, ha concluso Codognotto. Il comandante della polizia locale Cremasco ha operato con professionalità sia con il comune di Venezia che con la prefettura e la questura. È un progetto che può definirsi pionieristico per ampiezza e tecnologia applicata, ma è la strategia necessaria per garantire sempre migliori condizioni di sicurezza. Ha perso il controllo dell'auto centrando l'Alfa posteggiata a bordo strada per poi volare con le ruote all'aria. Spettacolare incidente nella notte a Giai di Gruaro con un uomo di Sesto Arreghena che è rimasto ferito e che ora dovrà spiegare il motivo per cui fosse fuori casa oltre le 22. L'uomo, verso le 23 di ieri sera, stava percorrendo la strada che da Gruaro porta a Giai. Lungo un rettilineo ha perso il controllo della sua Volkswagen, che è finita contro l'Alfa che un residente aveva parcheggiato sotto casa. Un botto impressionante, tanto che la Volkswagen è poi volata in mezzo alla strada con le ruote all'aria. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che si sono presi cura del malcapitato. Tutto è ora al vaglio dei carabinieri che sono intervenute per le indagini di rito. Difficile la rimozione del mezzo, finita appunto in mezzo alla strada. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. Il fatto che ci siano sindaci appunto a livello europeo fa di questa un'iniziativa molto legata comunque al Green Deal, che è lo scopo principale della Commissione dell'Ursula von der Leyen. In che modo può la Commissione veicolare direttamente le trattative con le regioni? Allora, le regioni sono le coordinatrici, almeno per quanto riguarda l'Italia, del patto. Ad esempio, il Veneto è coordinatore all'interno del proprio territorio dell'attività dei comuni. Tu dicevi che appunto il Green Deal è una delle priorità, anzi la priorità che questa commissione si è data, quindi dall'anno scorso. Ripeto, il patto dei sindaci è partito nel 2008 e ha visto le amministrazioni locali andare forse più avanti della sensibilità che aveva una parte della Commissione europea. Quindi vuol dire che ogni tanto le amministrazioni locali sono più sensibili e vedono forse più avanti di qualche dirigente europeo. Quindi le regioni sono un tassello fondamentale, ma quello che mi inorgoglisce di più come italiano, i numeri che l'Italia ha portato negli anni nel patto dei sindaci. In questo momento in Italia ci sono 4.859 firmatari del patto, sono il 47% dell'intero numero degli aderenti al patto a livello europeo, quindi il 47% è italiano. E
Si stima che in Italia l'87% della popolazione italiana sia coperta dal patto per i sindaci. Questo a dimostrare che in maniera trasversale, politicamente, amministrazioni di diversi colori, la sensibilità degli stessi cittadini è molto spiccata in Italia, con un'attenzione veramente molto particolare su questo tema. Quindi Green Deal per noi è una modalità di lavoro che ormai esiste da anni, e ripeto, come autonomie locali e come regioni sicuramente sapremo cogliere anche gli stimoli che arrivano dal Green Deal, ma oggi anche con altri colleghi di altre realtà europee già si portavano gli esempi di come si può affrontare con iniziative a livello locale, con norme a livello regionale, il cambiamento climatico utilizzando meglio l'energia. Io ti faccio un esempio assolutamente personale. Io nel 2009 ero consigliere regionale, ho promosso una legge contro l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico, e nel giro di qualche anno abbiamo installato in Regione Veneto quasi 1,5 milioni di punti luce a LED, cambiando gli obsoleti punti luce con vecchia tecnologia, e i comuni del Veneto hanno risparmiato decine di milioni di euro nei bilanci comunali utilizzando meglio l'energia. Questo è un piccolo esempio che magari con un intervento legislativo che appunto feci io nel 2009 è servito a utilizzare meglio l'energia, non sprecare in maniera inefficiente una cosa che invece va usata con grande accortezza. Qualche volta, quando comprate delle piante da frutto, notate lungo il fusto un ingrossamento, spesso addirittura nerastro. Beh, questo nero niente di preoccupante, è semplicemente il materiale che adoperano per fare l'innesto. Perché questo qui è l'innesto. A cosa serve l'innesto? L'innesto serve ad avere piante da frutto con lo frutto che vogliamo noi e tutte della stessa qualità. Perché se le piante si riproducessero per seme o le producessimo noi piantando un seme, potremmo avere piante che entrano in produzione più tardi, altre prima, frutti diversi da quelli che pensavamo di avere. Insomma, se vogliamo una mela che sia una Golden Delicio, una Stark Delicio, una Pera William, dobbiamo ricorrere alle piante da frutto. Un'avvertenza: se vedete un germoglio che spuntare da sotto il punto d'innesto, quello va rimosso fino alla base, perché se lo lasciate crescere lui è il cosiddetto selvatico e rischia di prendere il sopravvento sul resto della pianta, producendo frutti che non sono quelli per cui voi avete comperato la pianta. Roberto Davide Valerio da Bejaflor, alla prossima. La Carica Pamotta vince gara 1 di semifinale. Io sono con Michele Luisetto, ci racconti un po' la partita. È stata una partita difficile, sapevamo che loro avevano un gran gioco veloce e merito nostro che li abbiamo messi sotto in battuta e con tutti i fondamentali, quindi battuta salto spine e salto float, abbiamo battuto veramente bene e questo ci ha agevolato anche un po' il gioco. Poi loro sono venuti su il terzo set, un po' di merito nostro perché eravamo andati su bene, poi un nostro calo li ha fatti tornare in partita e poi l'ultimo set giocato punto a punto siamo riusciti a fare la differenza sul finale. Ecco, proprio nel quarto set tu hai dato il là perché hai messo i due primi tempi, no, del 2-1, e poi il finale è stato da brividi. Cosa serve per vincere, per riuscire a spuntarla in situazioni del genere? Penso che in situazioni del genere ognuno debba dare il 100% di quello che può dare in quel momento, quindi una difesa, un tocco a muro, magari non metti giù il punto però dai una mano alla squadra in quel momento che ha bisogno di te, quindi quando ognuno di noi fa un qualcosa per la squadra poi i punti vengono da sé, quindi sacrificio da parte di tutti, questo penso sia il segreto. Domenica che partita ti aspetti? Penso che loro arrivino più determinati, comunque in casa loro giocano molto, molto meglio da quanto sappiamo in casa loro, e arriveranno agguerriti perché loro si giocano dentro e fuori. Dal canto nostro invece andiamo là per provare a portarla già a casa e finire già qua la serie. Penso sarà molto ma molto più difficile di oggi e staremo a vedere. Grazie mille, complimenti. Niente, grazie, ciao.
Almecchia, una Triestina già tranquilla per quanto riguarda la posizione in classifica, troppo lontana dalla vetta e troppo distante anche dalla zona calda, affronta un Portogallo però in estrema necessità di punti salvezza, un Portogallo che però viene da molte sconfitte consecutive, ma più dei moduli al Mecchia sono i 23 gradi percepiti al fischio d'inizio a fare la differenza, soprattutto nel secondo tempo saranno un fattore. La Triestina però ci arriva con un modulo particolarmente difensivo, non altrettanto quello del Portogallo, che arriva molto coperto con una difesa 5, anche se la prima vera occasione è delle granata. Lancio di Finotto per Gallo troppo lungo, la palla colpisce la traversa, quasi inganna Malaroda. Dalla parte invece opposta della Triestina è molto cercata Zanetti, la punta centrale, che però viene spesso annullata dalla difesa a 3 granata, e dunque palloni che spesso confluiscono sulla numero 77 sulla numero 77 dicevamo ospite, ma anche sulle fasce, come in questo caso con Del Stabile. La grande parata da parte di Comacchio dice di no alla Triestina e sarà un duello che si ripeterà spesso. Dalla parte opposta invece Furlanis e Gallo sono le due punte avanzate a suggerimento Finotto, che però deve anche spendersi molto in copertura. Dalla parte opposta Tortolo è la regista a tutto campo delle alabardate, che in questa occasione lancia Usenic, pallone bellissimo per lei, riesce a liberarsi ma il suo tiro in diagonale si alza di poco sopra la traversa. Portogallo che anche per il modulo coperto fatica ad arrivare in forza dalle parti di Malaroda e dunque a creare e di più la Triestina, come in questo caso con Tortolo, pallone che sfiora il palo alla destra di Comacchio. Con le immagini di Gabriele Zoi andiamo nella ripresa, dove ancora la solita Tortolo calcia con l'interno. C'è un cambio nel Portogallo, entra Patriarca al centro della difesa, Novellino scala a centrocampo e proprio lei al decimo recupera un pallone in posizione avanzata, discesa sulla destra, il cross al bacio per Giorgia Furlanis, il gol della numero 10 sblocca la partita, quarto gol in campionato per Giorgia Furlanis, capocannoniere del Portogallo. Portogallo che alla luce delle contemporanee sconfitte di Isera e Spal sarebbe fuori dalla zona retrocessione, rete pesantissima quella della numero 10 granata. La risposta però della Triestina, che nel frattempo ha fatto entrare Blarzino e Bortolini, non si fa aspettare, pallone toccato al centro proprio per la numero 26 che controlla e al primo pallone toccato con un pallone e telecomandato trova l'angolino alla sinistra di Comacchio, nulla da fare, 1-1 e partita che ritorna dunque in parità dopo solamente 5 minuti, e da qui in poi sarà sempre più la marea della Triestina che si alza. Portogallo che agisce in contropiede, ma sono soprattutto gli spazi in questa parte della partita a farla da padrone, occasioni di entrambe le parti come in questo caso con Furlanis, la partita diventa bellissima. Il Portogallo prova il gol del 2-1 come in questo caso, c'è Spinelli che è alla porta spalancata ma colpisce il palo a Malaroda, battuto. Poteva essere un pallone pesante per la stagione del Portogallo e si rivelerà invece un'occasione persa, e la Triestina poco dopo al 38esimo raddoppia. Calcio di Blarzino, sulla respinta c'è Bortolini implacabile, solamente lei poteva insaccare, secondo gol in campionato per la classe 95 e partita ribaltata. Portogallo che dunque ritorna penultimo in classifica, ci sarebbe il tempo per tentare una rimonta, ma il Portogallo non ne ha più. La differenza al Mecchia la fa la panchina lunga delle alabardate, che immettono qualità e chiudono in avanti. Il tocco allargato proprio per Blarzino, il pallone però si conclude all'esterno. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media 24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!